che ha intrapreso un'esperienza Erasmus in cui ha appunto conseguito un tirocinio. E questa è un'opportunità che è attiva presso il nostro corso di laurea, quindi gli studenti hanno questa possibilità, insomma, di studiare o fare un'esperienza di lavoro all'estero, che permette loro di acquisire ulteriori conoscenze, e anche conoscere nuovi territori e imparare una nuova lingua. Non mi spingo a raccontare oltre, lascerei la parola appunto a Dario che ci racconterà la sua esperienza a Madrid. Dario? Grazie, ciao a tutti. Allora, vi proietto anche le slide, così aiuta un po'. Allora, come ha detto Sara, questo è il terzo incontro di questa rassegna, diciamo, per farvi conoscere un po' meglio Unimont. E inizierei un po' da, diciamo, ciò che mi ha portato a fare l'Erasmus, cioè l'esperienza Idro. Perché ho fatto tutta la triennale su e da fuori sede, quindi vivevo a Edolo, e effettivamente è stata un'esperienza molto arricchente, sia a livello, diciamo, accademico, nel senso che comunque i corsi sono ad ampio spettro, ci sono tante opportunità anche di corsi facoltativi o comunque di esperienze aggiuntive che si possono fare. Ma soprattutto è stata un'esperienza sul campo, nel senso che trovandosi a Idolo, ecco, c'è stata l'opportunità di fare molte uscite, anche senza spostarsi troppo, perché basta salire in località Mola, che è proprio sopra Idolo, e siamo già a 1800 metri con la Pecceta e tutto quello che ne consegue. E per esempio la foto che ho messo di sfondo qua è stata una delle uscite più belle e più interessanti col corso di selvicoltura e niente, era anche un bel paesaggio come potete vedere. Quindi ecco, tutto è partito da un'esperienza non solo accademica, ma anche di vita formativa e che mi ha permesso di incuriosirmi, di voler scoprire altri scenari, continuare a scoprire altri luoghi, perché già Edo è stato un cambiamento importante, però perché fermarsi solo lì? Quindi, invece, arrivando proprio al discorso sull'Erasmus, questa slide ho voluto intitolarla Cuore e Testa per due motivi, cioè, perché sono due cose separate, nel senso che io quando mi sono iscritto all'Erasmus, ho visto la scadenza, cioè la scadenza era molto vicina, ecco, l'ho visto all'ultimo il bando. E ho fatto un veloce check, ho detto ok, si può fare e volevo farlo. E qui entra in gioco il cuore, quindi dire ok, ci sono magari pochi giorni, è una cosa che voglio fare, a prima vista posso anche farlo, andiamo, non sprechiamo tempo e magari passi 2 giorni di delirio per riuscire a fare tutti i documenti, le pratiche, però ti iscrivi al bando. E invece dopo arriva la parte quella un po' più in cui bisogna ragionare, perché bisogna scegliere il posto, bisogna fare tutta la burocrazia e bisogna rispettare le scadenze, che ho imparato col tempo che sono una benedizione, perché altrimenti tante cose non sarei riuscito a farle. E quindi, come avrete già visto, immagino, se siete qua sicuramente avete già dato un'occhiata, la prima scadenza è il 10 luglio, quindi dopodomani, e qui rientra a gamba tesa il discorso di ragionare un po', ma non troppo. Se volete lanciarvi, lanciatevi. E quindi manifestando l'interesse alla segreteria, perché poi la scadenza ultima è il 26 agosto, quindi non c'è tanto tempo, e nel mezzo bisogna fare tanti step, che sono innanzitutto scegliere dove si vuole andare, quindi sia come paese che come tema. Per esempio, io sono andato in Spagna e personalmente la scelta è stata dettata principalmente dal tema della ricerca su cui ho lavorato, non tanto dal luogo. Però questo è stato il mio modo di vederla. Ci stanno anche preferenze invece sulla città, sulla nazione.
E poi entra in gioco la parte di relazione tra i due enti, tra UNIMI e tra l'ente ospitante, che nel mio caso è stata la Politecnica di Madrid, o comunque l'altro ente ospitante, perché bisognerà redare, cioè redigere anche degli accordi di contenuto del tirocinio, degli accordi di tempistica, di tutte queste cose qua, e quindi c'è bisogno di lavorarci su. Quindi è per questo che il 10 luglio è vicino, ma è giusto così, altrimenti non si riesce. E passando invece un po' alla mia esperienza, diciamo, quello che ho capito innanzitutto è che se si fa un tirocinio sperimentale, diciamo, la cosa fondamentale, secondo me, è fare tutto il possibile per partecipare alla raccolta dati, perché almeno si lavora su qualcosa che si è visto, su qualcosa che si è toccato con mano anche spesso nel nostro campo, e è anche più facile tenere un po' il filo del discorso e diventa meno pesante, perché capisci cosa hai in mano. Quindi, ecco, anche qua ricade il luogo della ricerca, nel senso che, appunto, se non so, avete una predilezione per le foreste altimontane, non lo so, se l'Erasmus, che le possibilità di Erasmus sono tutte foreste planiziali, magari non vi interessa particolarmente, oppure dite, beh, sfidante, possiamo provare anche questa cosa. La raccolta dati, appunto, fate tutto il possibile per esserci, e la qualità delle relazioni, perché soprattutto nella campagna di campo, quindi se per esempio sono andato in bosco per una settimana, a raccogliere carote, misurare diametri, altezze, e passare una settimana tutto il giorno con le persone con cui lavori è una grandissima occasione per tessere relazioni, soprattutto se questo è all'inizio dell'esperienza. E quindi questo è il doppio aspetto positivo della raccolta dati in campo. E invece, passando un po' a quello che ho fatto, perché fino a non ho detto ancora niente, la mia esperienza di tirocinio si basava sulla dendrocronologia, quindi una tecnica che prevede di raccogliere campioni di piante legnose, di alberi, e poi sfruttando gli accrescimenti annuali fare delle analisi legate al clima, legate all'ecologia, ci sono tantissime branche di questa disciplina. E sempre consiglio personale, non dico di arrivare là sapendo tutto, in questo caso la dendrocronologia, ma farsi un'idea un po' di cosa si tratta, un po' che strumenti ci sono, un po' che ricerche nell'ambito in cui si andrà a lavorare sono già state fatte, per arrivare lì con appunto un'idea e degli elementi anche per comprendere meglio quello che si sta facendo, anche perché magari non c'è sempre il tempo perché ti spieghino proprio tutto, quindi se arrivi già con un'idea di cosa stai facendo è decisamente meglio. Il secondo punto che vedete, secondo me, è veramente importante, perché sicuramente non sarete lasciati da soli, anzi avrete un professore, immagino, che farà da tutor, diciamo, e dovrete collaborarci e comunicarci. Quindi, dato che si va in un paese straniero, ovviamente mi viene da dire l'inglese, perché se non avete soprattutto mai studiato l'altra lingua. Però, secondo me, è fondamentale usare lo strumento che l'Unione Europea mette a disposizione, che è questo OLS, Online Language Support, mi sembra che sia la sigla, che sono degli... è una piattaforma online che permette di fare degli esercizi per imparare le basi della lingua. Ovviamente nel mio caso era lo spagnolo, non è difficilissimo apprendere le basi per noi italiani, però è stato veramente utile, perché poi non è detto che dove si vada tutte le persone che incontri parlano inglese, quindi se hai bisogno di qualcosa anche fuori dall'accademico, dal tirocinio, hai bisogno di informazioni, se sai dire qualcosa è sicuramente d'aiuto. E poi personalmente vi consiglio di utilizzare sempre l'OLS anche per il primo periodo in cui siete lì, perché, non so, magari la sera fare qualche esercizio aiuta a far depositare un po' tutti gli stimoli che durante il giorno avete ricevuto. E non indugiare, in che senso? Nel senso che io ho fatto solo 2 mesi per scelta, perché non volevo mettere a rischio troppe sessioni di esame. Però effettivamente il tempo sembra tanto, ma non è tanto. Quindi se
Quando siete lì, lavorate, fate tutto quello che dovete fare, sfruttate tutte le esperienze possibili perché vi girate un attimo e si torna a casa. Quindi davvero cogliete ogni occasione. Invece, parlando un po' di come è finita questa esperienza di tirocinio, di per sé è andata molto bene, mi sono trovato bene con il team con cui lavoravo e come ha accennato Sara, è stato la base per la mia tesi triennale. Che ho utilizzato per conseguire la laurea ad aprile, e appunto si basa su queste analisi dendrocronologiche che abbiamo fatto in Spagna e sono state analizzate, soprattutto a livello statistico, per ottenere alcuni risultati sull'impatto che l'eucalipto, che era la pianta su cui abbiamo lavorato, ha sull'ecologia della regione delle Asturie, dove mi trovavo. Adesso cosa devo a Unimont? Questa slide è vuota, non c'è niente, c'è soltanto una foto molto, come dire, molto panoramica, ecco, nota a piedi pagina, fatta appena sopra Edolo, il paese che vedete sotto Edolo. Perché? Perché secondo me Unimont è un modo per allargare le proprie vedute, perché ti dà tante basi e quindi ti permette di capire cosa ti piace, cosa non ti piace, dove vorresti andare, invece dove magari non hai tanta voglia di approfondire quel tema. E questo è servito anche per il tirocinio, perché ho da subito capito che personalmente la selvicoltura e l'ambito più forestale mi interessava, ed è stato ovviamente utilissimo per selezionare le proposte di Erasmus che c'erano disponibili. In ultimo, due parole su cosa andrò a fare adesso, perché ho conseguito la triennale, ma appunto proseguendo nell'ambito forestale, andrò a fare una magistrale all'Università di Bolzano. Sarà un corso tutto in inglese, quindi anche questo, l'Erasmus è stato sicuramente di stimolo a non bloccarsi, non limitarsi, ma provare in base agli strumenti e alle possibilità che si hanno, anche cose un po' più azzardate, un po' più difficili, in contesti che magari possono essere, si spera, mi auguro, essere molto stimolanti, perché diversi, come era diverso andare a Madrid, come sarà diverso la gestione forestale in Alto Adige rispetto magari a quella lombarda che ho già vissuto in questi anni. Questo era grosso modo quello che volevo dirvi, e quindi grazie e buone scelte, che qualsiasi saranno dovete sempre pensarci, ma non troppo, cioè fatevi guidare anche un po' dall'istinto. Grazie mille Dario, grazie mille per il tuo contributo, sicuramente molto, molto interessante, e che potrà essere utile anche per i futuri studenti del nostro corso di laurea. L'incontro è trasmesso anche in diretta Facebook, quindi magari c'è qualcuno che ci segue anche su quel canale, sarà registrato e reso disponibile come tutti i nostri incontri sul canale YouTube di Unimont e anche sul nostro sito. Non so se adesso ci sono delle domande. Se qualcuno vuole chiedere qualcosa in aggiunta rispetto alla presentazione che hai fatto, altrimenti non so se tu ti rendi poi disponibile eventualmente se in futuro vorranno chiedere qualcosa, magari qualche futuro studente se avrà modo o avrà voglia di chiederti qualcosa, non so se tu sarai disponibile eventualmente a dare qualche suggerimento. Sì, se per quanto possibile, anche perché appunto la mia edizione di Erasmus ormai ha 3 anni, e quindi qualche cambiamento sicuramente c'è stato, però se è qualche domanda, diciamo, teorica o sull'esperienza, volentieri. Altra cosa che mi viene in mente mentre pensate se avete qualche domanda, ho visto che comunque su Unimi c'è spiegato praticamente qualsiasi cosa e c'è anche un PDF con vari siti che permettono di individuare le varie proposte di tirocinio nelle varie nazioni. Ce n'è anche una con tutte le proposte europee, proprio con la mappa,
e puoi selezionare l'ambito, perché ovviamente c'è qualsiasi cosa nel progetto Erasmus. Ah, ecco, poi una cosa molto pratica, ma secondo me bisogna dire, giusto dire, il progetto Erasmus prevede anche un sostegno economico in base al paese di destinazione e in base al costo della vita. Quindi c'è anche questa cosa qua. Di base sono, mi sembra, tra i 400 e i 500 euro al mese, quindi principalmente un affitto, che è comunque la spesa maggiore probabilmente. E poi onestamente non so se Unimi prevede, credo di sì, in alcuni casi penso che preveda delle integrazioni, però mi cogliete impreparato su questa cosa qua. Grazie, grazie, sicuramente utile anche questa cosa. Non so, non vedo che nessuno si è prenotato per le domande, quindi guardo anche su Facebook se c'è qualcuno. Direi di no. Niente, allora ti ringraziamo. E so che parti per l'estero, quindi di nuovo buon viaggio e in bocca al lupo per il futuro, ecco. Grazie mille. Grazie mille. E appunto, se qualcuno avesse domande, sia via Facebook, visto che siamo in diretta, sia attraverso canali diversi, non fatevi problemi, appena posso una risposta ve la do. Grazie mille, sempre. Buona giornata. Grazie mille, ciao.